One Podcast. Il doodle di Radio Capital. Oggi, 28 maggio, ricorre una giornata che ha segnato la fine di un'era per tutti gli appassionati di calcio. L'ultima partita del capitano per antonomasia, Francesco Totti. Assiste ancora Totti, lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco Totti, un gol pazzesco! Il 28 maggio 2017 vedeva lo stadio olimpico colorato completamente di giallo e di rosso. Si stava per giocare la partita Roma-Genoa. E nell'aria si avvertiva un'elettricità alquanto insolita. È la partita che può assicurare il secondo posto alla Roma, tallonata dal Napoli, e soprattutto l'ultima partita con la maglia della Roma per il re, Francesco Totti. Quella partita per i tifosi giallorossi e per il calcio in generale significava la fine di un'era. L'era della Roma capitanata da Francesco Totti. Un fine carriera, quello di Totti, che stava per concludersi non proprio al meglio, visti i rumors e i battibecchi che vedevano protagonisti l'allora allenatore della S Roma, Luciano Spalletti e Francesco Totti. Ma è proprio al 54esimo minuto della partita che arriva il momento di Totti. Il pubblico giallorosso è in visibilio. Francesco Totti entra, sostituendo Mohamed Salah, accolto da una standing ovation dei 70.000 tifosi romanisti. Per l'ultima volta, con la maglia della Roma, entra in campo il numero 10 eterno, il capitano Francesco Totti. Al termine del match, Totti ha tenuto un discorso emozionante, ringraziando i tifosi, la squadra e la città di Roma per il continuo sostegno nel corso della sua carriera. Le sue parole, cariche di commozione, hanno strappato lacrime a molti presenti sugli spalti e ai telespettatori che seguivano la partita da casa. Ora scendo le scale, entro nello spogliatoio che mi ha accolto che ero un bambino e che lascio adesso. Che sono un uomo. Francesco Totti lascia un'eredità al calcio italiano composta da oltre 300 gol segnati con la maglia giallorossa e resterà un esempio di lealtà e di dedizione che sarà difficile eguagliare. Era il doodle di Radio Capital a cura di Maurizio Rossato ed Elisa Lancia.